Blue Jam svelò a Rufy e Ace che le casse che hanno posizionato lavorando sarebbero servito a far divampare l'incendio nel Grey Terminal, quindi cercò di farsi dire dove si trovava il loro tesoro. I due ragazzi non cedettero e furono legati perché a conoscenza del piano. La sera i pirati di Blue Jam fecero scoppiare l'incendio e si recarono alle porte della città per mettersi in salvo, come da accordi presi con il re di Goa che li avrebbe fatti diventare nobili, ma le guardie li chiusero fuori. Intanto Sabo, che era stato riportato a casa, fuggì di nuovo, ma malmenato dalle guardie. Venne soccorso da Dragon e gli confessò in lacrime la verità sull'incendio, vergognarsi di essere nato nobile. Dragon rimase colpito dalle sue parole, ma gli disse di non avere ancora il potere di cambiare il suo paese natale. Ace e Rufy, liberatisi, mentre cercavano una via di fuga, si imbatterono nei pirati di Blue Jam. Ace usò inconsapevolmente l'ambizione salvando Rufy e rimanendo ad affrontare Blue Jam che di rimando gli sparò. Dadan salvò Ace deviando la pistola di Blue Jam. Ace si rifiutò nuovamente di scappare e rimase a combattere insieme a Dadan mentre gli altri si allontanavano. Intanto, molti degli abitanti del Grey Terminal vennero salvati da Dragon e da altri rivoluzionari, fra cui anche Ivankov e Orso. Sabo venne ricatturato dalle guardie e costretto dal padre allo studio senza possibilità di uscire da camera sua, sorvegliato a vista da una guardia. Nonostante ciò, il giorno dell'arrivo dei draghi celesti, Sabo riuscì a fuggire e rubare un peschereccio per prendere il mare. Il nobile mondiale Yalmak però sparò con un bazooka alla nave di Sabo per avere intralciato la cerimonia di arrivo. Yalmak sparò alla nave di Sabo facendola affondare. Ace ed Adan tornarono al covo dei banditi feriti, ma vivi. Ace raccontò di essere riusciti a battere Blue Jam, ma che Dadan era rimasta ustionata dall'incendio per difenderlo. Quando Dadan gli chiese il motivo per cui non fosse scappato, lui le rispose che l'aveva fatto per proteggere Rufy che in quel momento si trovava dietro di lui. Dadan ricordò allora una conversazione con Garp in cui gli raccontò che Roger non si tirava mai indietro pur di aiutare i suoi compagni. La gioia del ritorno dei due venne presto cancellata dall'arrivo di Dogura che, partito alla loro ricerca, aveva assistito all'incidente al porto di Goa. Ace reagì furiosamente volendo vendicare Sabo, ma venne fermato da Dadan che glielo impedì. Il giorno dopo ricevettero una lettera di Sabo in cui scriveva di come abbia deciso di partire per mare e affidargli Rufy. I due decisero di partire anche loro per mare quando avranno compiuto 17 anni. La sera, dopo aver assistito alla visita di Yalmak, Dragon tornò alla sua nave ormeggiata al villaggio di Shimotsuki e insieme agli altri rivoluzionari salpò per Baltigo. Nei 7 anni successivi, Rufy e Ace continuarono ad allenarsi fino alla partenza di Ace. Rufy passò altri 3 anni esercitandosi e seguendo attraverso le notizie che giungevano, le imprese di Ace. A 17 anni anche Rufy partì riuscendo a stendere con un pugno il signore della scogliera al largo della costa. Nel presente, Rufy è ancora disperato e sostiene di essere debole. Garp va a fare visita al villaggio di Foosha dove viene aggredito da Dadan, furiosa per la morte di Ace. Makino la fa ragionare dicendo che Garp sta soffrendo più di Dadan, ma Dadan ribatte che in realtà, chi sta soffrendo di più è Rufy. Nel frattempo, nel nuovo mondo i pirati di Barbabianca, aiutati dalla ciurma di Shanks, seppelliscono Ace mentre Shanks commenta di come sconfitte e pianti facciano parte della vita. Ad Amazon Lily, Jinbei dice a Rufy di non biasimare Ace per le sue azioni. Furioso, Rufy attacca Jinbei che, però, lo immobilizza facilmente. Jinbei riesce a far ragionare Rufy che si rende conto di avere ancora i suoi compagni e dice di volerli rivedere.